perché gli altri mica ve le spiegano queste cose. Gli altri vi fanno soltanto vedere la clip bella dove voi camminate, dove noi camminiamo, e si vede come se avessimo un secondo cameraman. Invece no, finita la clip devi correre indietro a prenderti la telecamera. Andiamo a recuperare gli altri. Ok, siamo tornati alla macchina dopo praticamente quanti chilometri? Secondo me almeno ne avevamo fatti 15 là, sì. Quindi almeno altri 5, una ventina? Sì. Circa una ventina di chilometri. Allora, abbiamo fatto il percorso etrusco, giusto sì. Così? Ciao a tutti. Ciao anche Moreno. Ciao. Quanto? Ok. E, allora, recensione di questa di questo ginesto. Scusa. Pixel, girati un attimo perché l'ideale per la recensione è inquadrare questo. Ecco, osservate la differenza fra, non so se si vede si bene, nota, sì, si direi nota. Di sì. Io sono messa uguale con eritema però, lui ustione e io eritema. Boh, non vedo problemi. Qua qualcuno invece non si brucia, lui è quello che si deve vergognare. Esatto, lui si deve vergognare. E vabbè, ma ormai se seguite il canale sapete quanto io sia capace di bruciarmi anche con pochissimo sole. Allora, percorso tutti in pianura, quindi è tutto sommato molto fattibile, se non fosse che zero alberi, quindi un caldo boia, anche perché c'è il sole che riflette sul terreno, che è quasi tutto sassoso, sabbioso. È ghiaia bianca, quindi polveroso e sassoso. Esatto, un gran caldo, pochissimi alberi, e fontanelle inesistenti, quindi portatevi un botto d'acqua perché si beve come cammelli e non ci sono fontanelle. Consigliato, sì, magari in primavera, forse. E in bicicletta. In bicicletta anche con i bambini vi divertite un sacco, anche perché è tutto molto sterato, ma è tutto pianeggiante, senza salti, buche, robe varie. E a piedi è pesantuccio. È pesantuccio proprio per il caldo, cioè perché ti sventra. Sì, non è un percorso difficile, però è troppo caldo e troppo sole. Troppo poco coperto anche. Va bene, detto questo, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per sapere quando usciranno sempre nuovi video. Qua sotto in descrizione trovate il link per tutti i miei social, seguitemi su Instagram che abbiamo il profilo nuovo. E detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli! Ciao!